Dopo una pioggia torrenziale, finalmente arrivati in Corsica. Oggi è il primo giorno, siamo scesi dal traghetto, sempre grande confusione, traghetto che ha fatto qualche oretta di ritardo, ma facciamo colazione in questo posto che ha delle cose parecchio interessanti. Inizia il viaggio in Corsica. Siamo appena scesi dal traghetto da Genova a Bastia. Tra l'altro il giorno prima ci siamo beccati un acquazzone che non avevo mai visto prima, ma due belle spremute e soprattutto sotto questa targhetta, sotto questo memoriale, due buonissime ex Benedict in questo locale vicinissimo al porto di Bastia. Tappa benzina dunque, siamo quasi a secco sulla F900XR, scopriremo in Corsica quanto consuma e si parte. Guardate, qui sono circa le 8.30 del mattino del 30 luglio, quanto è bello l'orizzonte. Un cielo completamente terso, un mare limpidissimo e di un blu che difficilmente si scorge nel resto del mondo. Il mare Mediterraneo offre sempre bellezze autentiche. Facciamo pochi chilometri e ci ritroviamo dietro la gendarmerie, per cui un po' di pazienza fino a superarla. Iniziano le curve, saliamo verso il dito della Corsica, verso Punta di Capo Corso. Sulla sinistra è possibile osservare di tanto in tanto tantissime torri, vecchie torri di avvistamento. Sono particolari e si possono distinguere torri di difesa, torri di guardia di tre stili completamente diversi: angioine, che sono quelle a forma cilindrica, torri aragonesi un po' più basse a pianta quadrata e torri del periodo viceréale che sono sempre a pianta quadrata ma con mura provviste di feritoia per la difesa. Davvero molto belle. Alcune di queste torri, pensate, risalgono a addirittura all'epoca romana e le troviamo anche in molte coste italiane. Siamo arrivati a Punta di Capo Corso. È incredibile quanto ci siano tutte le traduzioni in italiano in realtà scritte in dialetto sardo, a testimoniare la vicinanza con la Sardegna, panorami spettacolari. È incredibile vedere la vicinanza tra l'entroterra e poi quello che è il mare. Godetevi questa view. Voilà. Si sta bene, 32 gradi. Noi siamo qui e adesso facciamo tutta questa strada e dovremo passare da Botticella per poi rientrare e andare a Centuri, che dovrebbe essere famosa per le aragoste. Ma adesso proseguiamo. Sì, proseguiamo, perché la Corsica, nonostante sia un'isola relativamente piccola, in realtà offre migliaia di meraviglie e soprattutto tantissimi chilometri di strade con una curva dietro l'altra. Il itinerario di oggi è fare il dito e quindi proseguiamo verso Barcaggio, ovvero il paese più a nord della Corsica da cui si intravede l'isola di Giraia con la sua tipica torre. E qui iniziamo a capire quanto la Corsica sia una terra così particolare e a tratti selvaggia. Animali per strada, ma soprattutto le mucche sulla spiaggia. All'inizio siamo terrorizzati, dopodiché capiamo che è una cosa più che normale vedere dei vitelli, delle mucche, ma anche dei tori aggirarsi per le spiagge di questa bellissima isola. Dopo un breve rinfresco proseguiamo verso la D80 fino ad arrivare al Col della Serra e vedere, facendo una piccola passeggiata, il Moulin Mattei, che ci offre una vista davvero meravigliosa. Proseguendo, tra l'altro, c'è una piccola camminata che si può fare tranquillamente anche con la giacca da moto e con il casco. C'è la cappella di San Devot, caratteristica, andate a vederla. Dopodiché proseguiamo sempre verso la D80 che costeggia tutta la costa verso Centuri. Attraversiamo e vediamo anche alcuni ruderi abbandonati molto caratteristici. Centuri è il paese delle aragoste. Qui è consigliato fare una tappa ad assaggiare il prelibato cibo. Tuttavia attenzione, perché il prezzo è decisamente elevato, 16 euro per 100 grammi di aragosta. Quindi valutiamo e decidiamo comunque di andare avanti. Pazienza, le assaggeremo un'altra volta. A questo punto ho fatto un errore, perché fidandomi del TomTom sono uscito dalla D80 per andare sulla D33. Ragazzi, non fatelo, proseguite per la D80 perché costeggia la costa, ma soprattutto ha un asfalto
eccezionale, abrasivo, denso, sicuro, perfetto, un asfalto con cui fare piegoni con un panorama mozzafiato, mentre la D33 scavalla e attraversa tanti piccoli paesini e le condizioni non sono ottimali. Tra una curva e l'altra a un certo punto abbiamo fame e ci fermiamo a mangiare in una specie di trattoria un tagliere di salumi e formaggi. Dovete sapere che la Corsica e i salumi corsi sono molto famosi perché lavorati con le carni dei loro maiali che sono incrociati con i cinghiali e hanno un sapore davvero unico, assolutamente da provare. Per i formaggi invece sono molto diffusi i formaggi caprini. Nonostante le mucche siano comunque presenti sia nell'entroterra sia nelle spiagge, la lavorazione del latte è principalmente di origine ovina. Anche questi pungenti ma sicuramente molto buoni. Resomi conto del fatidico errore, riscendiamo di nuovo verso la costa. Questa volta però l'obiettivo è quello di raggiungere la D81 e andare verso San Florent, altra località molto nota della Corsica, bellissime spiagge anche in questo caso, soprattutto sempre colori davvero meravigliosi. Ragazzi, almeno una volta nella vita, se amate le moto e i viaggi, venite in Corsica. A questo punto proseguiamo verso la D81 perché da San Florent ci dirigiamo verso Isola Rossa e imbocchiamo quello che viene chiamato Col di Vezzo o Bocca di Vezzo, un passo solamente curve, anche in questo caso asfalto molto abrasivo con piegoni da grattare qualsiasi roba, che praticamente taglia il deserto delle Agriate, altro posto tipico della Corsica in quanto unico tratto dove non è presente alcuna litoranea, non c'è una strada che si affaccia sul mare. Finito il colle, continuiamo e imbocchiamo la T30, andando così a seguire tutto il tratto nord dell'isola, uno dei più belli in assoluto. Arriviamo dunque a Isola Rossa, località fondata all'incirca nel 1700 da un italiano e strategica per l'indipendenza della Corsica da Genova, che prende il nome dal caratteristico colore purpureo dell'isoletta che viene utilizzata come porto per l'attracco di navi e pescherecci. È un posto magnifico, a me personalmente ha ricordato da vicinissimo San Vito Lo Capo, località sicula, anche quella molto bella e con un mare ed una sabbia finissima e un'acqua trasparente. Qui c'è lo stesso effetto e non vi nascondo che c'è anche tantissima gente. È un posto molto molto frequentato, consiglio prenotate in anticipo se avete intenzione di dormire e farvi il bagno in queste acque. A questo punto abbandoniamo la T30 e imbocchiamo di nuovo la D81 per la destinazione finale di questa giornata, ovvero Galleria, dove ci aspetta una casetta che abbiamo prenotato il giorno prima. Attraversiamo sempre un lato quasi desertico e il passo che si chiama Bocca di Marsolino, quasi come il mio amico Marso 94, anzi dedico questo passo a lui. Non ci sono tante informazioni su questo tratto di strada, ma è, devo dire, davvero fatto bene. Le corsie sono larghe, si fanno gran bei piegoni e a un certo punto arriviamo a vedere il mare dall'alto in un posto meraviglioso. Scendiamo e arriviamo a Galleria, depositiamo i bagagli, facciamo un bagno rinfrescante in queste acque cristalline. Ecco, a Galleria la spiaggia è un po' sassosa, forse ci sono lidi migliori, ma devo dire che dopo una lunga giornata e aver dormito poco nel traghetto, questo bagno ci voleva. Ci riprendiamo e andiamo a cena. Cena a base di fritto misto, aragoste, abbiamo preso anche dei formaggi caprini locali e infine una bella torta di castagne e per finire una passeggiatina al mare giusto per smaltire. Ma adesso, primo giorno arrivato a termine, abbiamo fatto anche cena, siamo esausti, dormire sul traghetto è sempre un'esperienza un po' traumatica e soprattutto ci sono svegliati alle 5:30 e la Corsica è proprio una roba, cioè solo curve. A un certo punto ho sperato finissero, ma tanto sono solo curve. Ho iniziato a fare la D81, una statale che, boh, cercatela su Google Maps, ma vi lascio l'itinerario in descrizione.
e solo curve, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, su e giù, destra, sinistra, cioè è una roba, non smetti mai. Infatti la moto ha consumato anche tantissimo, ma adesso nanna, riprendiamo le energie e ci vediamo domani per il proseguo del video. Quella che vedete, ragazzi, è proprio una mucca. E c'è una pecorella anche, perché qui in Corsica sono libere di pascolare vicino al mare. E quindi eccoci qua. Buongiorno! Andiamo dunque a fare una lauta colazione prendendo il migliaccio, un pane tipico, una specie di focaccia con formaggi caprini o di pecora, davvero molto buono. Uno dei cibi tipici della Corsa e ovviamente non rinunciamo anche a due buoni croissant. Qui siamo comunque in territorio francese, anche se il rapporto con i francesi dei corsi è un po' altalenante, per dirla bene. Il tragitto di oggi prevede una discesa verso la costa occidentale per poi tagliare in mezzo alla Corsica passando da Corte e ritornando a Bastia. Eh sì, perché il giorno dopo alle 11 abbiamo il traghetto di ritorno. Facciamo benzina e continuiamo a proseguire per la D81. Questa volta attenzione perché c'è qualche detrito qui e là. Arriviamo in cima al Col de Palmarella. E sì, lo vedete il lato selvaggio? Quelli che vedete sul cartello sono fori di proiettile ed è una cosa abbastanza comune da trovare in tutti i cartelli. Ah, guarda, guarda, sì, sì. Ma dello spettacolo. A questo punto proseguiamo tra rocce dalla forma di un dito, davvero molto caratteristiche, e una costa e paesaggi completamente diversi rispetto a quelli della costa nord. In questo caso le rocce sono rossastre, ci sono dei veri e propri faraioni, dei muri verticali che scendono dritto per dritto sul mare. Passando dal ameno borgo di Figa Baleri incrociamo anche padre e figlia che vanno in bici, pensate, sono partiti dal Trentino per fare il giro della Corsica in pochissimi giorni in bici, dei matti. Ma facciamo due chiacchiere e proseguiamo ancora fino a raggiungere quella che è una delle strade più iconiche della Corsica, ovvero la salita per il Col de Vergiu. Proprio così, Col de Vergiu è uno dei passi più noti dell'intera Corsica, nonché anche il più alto, 1477 metri. La strada, la D84, è in condizioni eccezionali, uno di quei misti stretti che ti rimane nel cuore. Durante la salita è possibile ammirare alcune tra le cime più alte dell'intera Corsica, ma soprattutto un panorama che ricorda da vicino la nostra amata Umbria e Abruzzo. Tra i monti, vediamo la cima del Monte Cinto a 2706 metri, sì, qui l'altura massima non raggiunge neanche minimamente le nostre Alpi, e Paia Orba, soprannominata il Cervino Corso, che raggiunge 2525 metri, cioè la terza cima dell'isola. Siamo arrivati alla Bocca di Vergiu a 1467 metri. Sono 30 km solo curve, viaggiamo da tipo 2 ore e mezza e abbiamo già fatto, perché non funziona l'interfono Sena, il mio ha smesso di funzionare, e da stamattina che siamo partiti adesso abbiamo fatto più di 870 curve. Cioè, chi ha fatto le strade in Corsica praticamente ha detto noi rettilinei, schifo, mangiamo e ci vediamo dopo. Fatto pranzo e preso un caffettino al piccolo chiosco, occhio, non c'è neanche il bagno qui in cima, proseguiamo ancora per la D84 e scendiamo fino ad arrivare al lago di Calacuccia, un lago idrico tra i più grandi dell'intera Corsica, dove notiamo anche alcuni bovini che si riposano a bordo strada. Occhio quando andate in Corsica, perché ci sono tanti animali, maiali, bovini, caprette, liberi per strada, a volte anche tori. Sembrano innocui, tuttavia sempre un occhio di riguardo, perché appunto sono animali e non possiamo sapere come si comportano. Proseguiamo a questo punto sempre per la nota D84, attraversando la diga artificiale e
ci avviamo verso quelle che sono le gole della Ruda, ovvero i canyon della Ruda. Qui è possibile, se avete tempo, fare tantissime attività, dal rafting all'arrampicata, ad escursioni, insomma è davvero un parco giochi per gli amanti della natura. A questo punto poi piccola deviazione, perché invece di proseguire per la D84 deviamo per la D18, e qui gli appassionati di rally dovrebbero avere un piccolo reminder. In questa strada è infatti possibile trovare il memoriale dedicato ad Erri Tovoinen, il compianto pilota di rally morto proprio nel rally di Corsica. In questo punto, se passate da qui, fate una foto, io purtroppo me lo son perso. Arriviamo dunque a Corte, una delle città più importanti di questa parte di Corsica. Con poco meno di 7500 abitanti, Corte è un comune storico molto noto, proprio perché qui vi si insediò anche il Tribunale, la Zecca e il Governo, e oggi anche sede dell'Università Corsa. È possibile ammirare il Museo di Corsica ed eventualmente fare un piccolo giro del centro. Ma per lo più è famosa perché si vocifera che qui nacque niente poco di meno che Cristoforo Colombo. Dopo Corte proseguiamo prima per la D16 e poi per la D17, con l'obiettivo di arrivare, almeno all'inizio, a Linguizzetta, un altro dei borghi tipici e più noti della Corsica. Tuttavia, ecco, questa è una cosa su cui dovete fare attenzione: meglio studiare molto 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 bene i percorsi, perché non tutte le stradine interne, nonostante siano ricche di curve, sono in buone condizioni, e insomma lo vedete anche da queste immagini. A questo punto quindi molto stanchi e soprattutto sorpresi dal fatto che fare 200 km in Corsica non ce la fate quasi in un giorno, soprattutto se passate dall'Interland, perché fare tutte queste curve è davvero faticoso. E se passate poi il tempo a fermarvi, fare qualche foto, guardare, prendere un caffè, insomma non ci state con i tempi. A questo punto quindi decidiamo di tirare dritto e prendere la strada T20 e poi T10, che ci conduce fino a Bastia, dove abbiamo l'hotel. La vista sul mare è di nuovo molto bella, ma decidiamo di rilassarci perché siamo davvero stanchi e abbastanza cotti. Ha fatto tanto caldo in questi due giorni, e che dire di questa esperienza in Corsica? Bella, faticosa, selvaggia, ricca di colpi di scena. Perché? Perché la Corsica va scoperta. Ho imparato che per vedere per bene la Corsica servono almeno 5-6 giorni se fatta di fretta, una decina di giorni, fino a 14 giorni se fatta più con calma. Vale la pena fermarsi nei borghi più importanti, vale la pena esplorare, vale la pena guardare e vale la pena conoscere questa cultura così vicina ma al contempo così diversa dalla nostra. La Corsica è un'isola meravigliosa che almeno una volta nella vita va visitata. Adesso il viaggio è finito, il giorno dopo avremo il traghetto, e per questo video è davvero tutto. Se ti è piaciuto, iscriviti al canale e noi come al solito ci vediamo al prossimo video.